Cari amici dell'Inchiostro Fresco, buongiorno. Oggi è giovedì 6 agosto ed oggi sono, anzi, ieri sera sono arrivati i giornali. Eccone una parte. Questa è quella destinata alla Valle Scrivia e al Novese. Poi quella dell'Ovadese e della Valle Stura è già caricata su il furgone. Pronto per partire. Eccoli qui i giornali, profumo di inchiostro, oltre che inchiostro fresco. Bellissimo, siamo soddisfatti e questo in anteprima ve lo facciamo vedere. Tra poco lo potrete trovare in edicola. Sto partendo per Busalla, Sarissola e poi a ritroso ritorno su a Novi. Quindi nella mattinata questi giornali saranno tutti distribuiti appunto tra Novi e Ovada, Novi Novesi naturalmente. Ecco, un'anteprima, il parco eolico, da Voltaggio a Isola del Cantone, le interviste ai sindaci, agli ambientalisti, tutti hanno diritto di voce, opinioni a confronto. Poi saranno i cittadini a farsi un'opinione, i lettori. Camminando attorno al lago del Brugneto, le istituzioni, curate dalla Samantha, la Valle Stura, la Badia di Tiglieto, il Polentone di San Gottardo. Qui abbiamo fatto una bella pagina su un convegno che Pino Coco, il sindaco di Silvano, organizzato a Silvano Dorba, appunto, sulle aree interne. E qui siamo ad Ovada, e considerato che è inizio dell'anno scolastico, una bella pagina sull'Istituto delle Madri Pie. E qui l'opinione di uno studente, Pietro Caneva, che è anche un nostro scrittore, tra virgolette, sta prendendo il patentino da giornalista qui da noi. Poi queste due pagine bellissime affiancate sono quelle dedicate all'agricoltura, che sono curate dalla nostra Jenny Notarianni, che è anche e soprattutto in primo luogo la ditta stampa della Confederazione Italiana Agricoltori di Alessandria. Una pagina dedicata all'agriturismo, al turismo verde, l'altro prettamente tecnica sulle questioni dei nostri agricoltori. Una pagina pubblicitaria, scusatemi, ecco, e poi l'inserto curato da Fausto Piombo e Giacomo Piombo, ruote e motori. Ruote e motori. Ah, guardate che bella pagina. Scusatemi perché la carta stampata. Ecco fatto, scusate, è così. Ringraziamo i nostri inserzionisti, che in questo caso sono tutti del settore del mondo appunto dell'automobilismo, meccanici, carrozzieri, assicurazioni, c'è tutto. Moto d'epoca. Vedete, sono appena arrivati. Questi che vi faccio vedere, ecco, sono i punti della rotativa, che servono alla macchina, alla rotativa per prendere i fogli. E qui siamo nelle pagine nostre della Valle Scrivia. Partiamo da Tortona, naturalmente. La diocesi di Tortona è lunghissima perché praticamente parte da Tortona e arriva sino a Savignone, l'area dove noi diamo appunto i giornali. Un bel pezzo sulla Croce Verde di Arquata per ringraziarla perché durante il Covid hanno fatto veramente un grande lavoro. I Rotaract di Gavi, anche loro si sono molto impegnati. E poi qui siamo già giù nell'Alta Valle Scrivia, Bobbia Bobbietta. Ah, una cosa molto interessante, il bonus per la pubblicità del 50%, questo per favorire appunto un provvedimento governativo per favorire la carta stampata, ma anche l'online. Un pezzo che ha fatto il nostro Fausto Cavo sulla casa di riposo di Busalla, anche per rivolgere un pensiero ai nostri anziani. E
E poi una puntata a Toriglia, che tra l'altro è l'ultimo paese appunto della diocesi di Tortona. E poi qui partono gli speciali, ecco, lo speciale primavera-estate del 2021 su come saranno i matrimoni dopo il Covid-19, fatto dai nostri amici Roberto e Chiara di Cosmolandia. E poi queste, ecco, tutte le altre rubriche classiche che abbiamo dalla vostra parte, dell'avvocato Fabiano Rovegno, che cura la parte legale, e i pensieri, le esternazioni di Esther, appunto l'esternando fantastici, sono molto seguiti questi pensieri. E poi qui una rubrica di carattere più generale che riguarda appunto gli addobbi floreali per la casa, la cucina curata dall'orto di Marisa. Gli addobbi floreali sono eccolo qui, ve lo faccio vedere, Coleus, tenuti dalla nostra Simona Borgia di Gemma Fiori, e poi naturalmente una parte dedicata al turismo con Cosmolandia, e poi cavalli e dintorni, riflessioni appunto sul mondo dell'ippica, fatti dal nostro amico Fioravanti patrone della Bellaria. E poi chiudiamo con le varie pubblicità, quelle che ci permettono la libertà di stampa. Ecco, tanti padroni, sostanzialmente nessun padrone. Io ho presentato l'inchiostro fresco di settembre 2020. Abbiamo adesso appuntamento ad ottobre e poi quello di novembre-dicembre, e abbiamo chiuso, siamo riusciti a chiudere anche questo difficilissimo 2020, e siamo orgogliosi del nostro lavoro. Dal prossimo anno purtroppo la carta stampata non l'avremo più, saremo online, ma raggiungeremo ancora di più il mondo. Va bene. Grazie cari amici dell'Inchiostro Fresco e buona lettura. Arrivederci.